eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello scorpione, ascendente scorpione, luna o venere in scorpione. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore nei prossimi 7 giorni, sia che tu abbia una connessione con qualcuno, sia che non ci sia ancora nessuno. Andiamo a vedere cosa accade, quali sono le possibilità in questi prossimi 7 giorni. Il video è sempre valido dal momento in cui lo guardi. Per tutte le ragazze nuove e anche per le nostre veterane, invito a studiare i contenuti della mia playlist L'arte sciamanica, l'arte sciamanica, l'arte sciamanica, dove proprio vi spiego come co-creare una realtà di successo, e gli altri podcast, L'arte del vivere e Risvegliare la coscienza, ma partite dall'arte sciamanica, va bene? Ok, allora, vediamo, iniziamo con una carta guida. Dove l'ho messa? Eccola. Carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello scorpione. Cosa accade nell'amore? Sette di bastoni. Qualcuno ha messo limiti. O ci sono blocchi telefonici, o tu hai messo limiti a qualcuno, o limiti alla persona, al di fuori di te, chiunque l'altro si avvicini, oppure stai connettendo con qualcuno che ha messo limiti, un po' di limiti, barriere, difese alte, gli amanti. Qualcuno ha messo limiti all'amore, o tu hai messo limiti a qualcuno, o stai un po' sulla difensiva. Vediamo un po' che cosa succede in questi giorni, vediamo. Allora, o c'è un po' di combattimento, c'è un po' di resistenze, vediamo. Allora, scorpione, amore, prossimi 7 giorni. Scorpione, amore, asso di denari, regina di denari, ti vedo molto concentrata o concentrato sulla tua attività lavorativa o sulle tue cose, sulla tua casa, ti vedo così, molto concentrata in ciò che è, molto serena e tranquilla sulle tue cose personali, asso di denari, regina di denari, vediamo un po', anche se sei uomo, energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Regina di denari, asso di spade, 9 di bastoni, 9 di denari, 7 di coppe. Ti vedo molto occupata in ciò che riguarda le tue responsabilità lavorative e altro. E hai chiarezza mentale nel stare serena e tranquilla sulle tue cose. Ci sono un po' di limiti rispetto all'amore. Secondo me hai dato un ultimatum a qualcuno, oppure ti stai concentrando proprio sulle tue cose, per le quali molte stanno andando bene per alcune di voi. Lavoro, denaro, stai dando priorità a questo impegno, sì. Vediamo un po' cosa accade nell'amore. Energia attuale, scorpione. Il matto, sì, ti vedo, molti di voi hanno lasciato indietro qualcuno, una situazione, vi vedo fluire alla vita, il matto mi parla di lasciarsi andare alla vita, quello che accade, mi concentro sulle mie cose che mi fanno stare bene, un nuovo cammino si è aperto per te, metti limiti a chi non sta sulla tua frequenza, vediamo il positivo, 10 di bastoni, infatti nell'amore non l'abbiamo passata bene ultimamente, cioè magari sulle altre cose sì, o stai mettendo attenzione su quello, 10 di bastoni mi parla di una situazione pesante amorosa, però sta al positivo, ciò vuol dire che situazioni di stress andranno a svanire nei prossimi giorni rispetto alla condizione amorosa. Vediamo il blocco qual è. 3 di bastoni, probabilmente avevi una persona a distanza, c'era una persona a distanza, oppure non vuoi fare tanta progettualità a livello amoroso, ma preferisci viverti qui ed ora. Vediamo un po' che è successo nel passato. Sì, 5 di coppe, è chiaro, è la ruota della fortuna. All'improvviso qualcosa è andato storto. All'improvviso la ruota, il destino ha girato a favore di un tuo lavoro interiore, diciamola così, perché in questo canale dobbiamo cambiare anche i termini, no? Il 5 di coppe mi parla di tristezza, di abbandono, qualcuno ti ha abbandonato, quindi ha girato la ruota a favore del tuo contatto con le tue emozioni profonde.
Forse per una distanza, mancanza di progettualità. E adesso il matto mi dice che la situazione inizia a liberarsi, cioè si sentirai più leggera o più leggero. Che qua vedo una situazione di abbandono, di tristezza all'improvviso. Che però stai reggendo bene. Il matto e anche le carte qui, tutto concentrato su di te, limiti a chi non è alla tua frequenza. Vediamo cosa succede nei prossimi 5-7 giorni. Amore Scorpione. Paggio di spade. 4 di coppe. Guarda un po', c'è il 7 di bastoni, 7 di bastoni. Allora, io ti vedo molto soddisfatta per ciò che riguarda le tue cose lavorative. Lavorative, di casa, di denaro. Diciamo che a livello energetico ti scrolli da addosso una circostanza di pesantezza, di penuria emozionale legate alla dea dell'abbandono, alla dea della tristezza. Hai elaborato queste ferite e ti stai lasciando andare. Quindi qua mi dicono, non mi mettono... mi dicono che ci può essere qualcuno però a cui tu metterai dei limiti perché non ti soddisfa questa persona. Anche per le ragazze single e i ragazzi single non vedo una persona particolarmente che ti avvolge, e anche per le ragazze che hanno una connessione, insomma, non vedo qualcosa di amoroso che ti travolge in questi prossimi 7 giorni, seppur vedo che tu vieni travolta in senso positivo da una nuova emozione che ti sgorga da dentro, che sei soddisfatta e fiera o fiero di te stesso o di te stessa. Perché qua vedo il tuo stare sulla difensiva, 4 di coppe, un po' annoiata, e 7 di bastoni mettere dei limiti o a qualcuno, oppure proprio o a qualcuno in particolare, oppure proprio all'amore. E è come se ti togliessi da dosso energia di bassa frequenza. Cosa viene dopo il 7 di bastoni? Vedi, il 6 di denari. Allora, qua ti togli definitivamente di dosso una sensazione di pesantezza, ritorni ad avere tutto sotto controllo, sarai anche fiera di dire no a qualcuno, o l'hai già fatto e quindi la sensazione di fierezza, per non ripetere cicli estenuanti di karma, ti genera proprio, mamma come sto bene con me stessa, sto bene così, mi apro alla vita, mi spiego? Sì. Alcune di voi danno un ultimatum a qualcuno perché non sono soddisfatte o soddisfatti e sarete fieri di questa cosa. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po', perché va molto bene il lavoro, vedo qua, il lavoro o altro. Quindi la tua energia creativa, che è la Kundalini, cioè energia nervosa a carattere sessuale, che è tutto ciò che crea nella vita, la manifesti nel lavoro o nelle tue cose. Vediamo il matto, energia attuale, vediamo cosa ci aggiungono, cosa ci confermano i miei tarocchi. Il matto, energia attuale, la papessa, sì, ti vedo concentrata sui tuoi studi, sulle tue cose, più introspettiva, più dedita alla vita. Va molto bene l'attività di studio e di lavoro, mi dicono. Il 10 di bastoni al positivo, 5 di coppe. Guarda, ti togli una tristezza da dosso. Se sei stata abbandonata, rifiutata all'improvviso, questa sensazione di oscurità se ne va del tutto, perché stai lavorando con la legge spirituale. Ti sentirai benissimo in questi giorni, poi mi darete conferma. Sì. Vediamo il 3 di bastoni al blocco. 3 di coppe. Non sentivi progettualità con qualcuno, per alcune di voi? O per una distanza, oppure a livello proprio generale non siete adesso predisposte all'apertura a una persona, perché vi vedo concentrate su altro che vi dà soddisfazioni. Non siete tanto predisposte alla diversione, alla... come dire... Vi vedo molto intuitive con un'energia di beata solitudine che vi porta eccitazione, mi spiego? La ruota è 5 di coppe, passato, che è successo qua? L'eremita, la ruota 5 di coppe, asso di denari. Io qua vedo che siete rimaste un po' male per qualcuno che non ha dato un'opportunità in concreto, o qualcuno se n'è andato, vedi, cavalier di coppe ha generato un dolore che era funzionale alla vostra anima affinché voi potevate fare un certo tipo di esperienza evolutiva, e per alcuni di voi si sono dedicati al lavoro. Sì, principessa di spade, paggio di spade.
Ok, Paggio di bastoni. Arriva qualcuno a comunicarti qualcosa. Quattro di spade, forse dopo no contact o dopo silenzio, però ti vedo annoiata o annoiato. C'è qualcuno, Paggio di bastoni. Quattro di coppe. Nove di bastoni. C'è qualcuno che ti parla, ma tu stai sulla difensiva perché sei un po' scocciata, un po' scocciato rispetto all'amore. Cioè, rispetto a una persona o rispetto all'amore proprio con una persona nuova? Il 7 di bastoni. Paggio di spade, vedi? Allora, qua secondo me metti dei limiti a qualcuno perché non ti fidi. Qua c'è il 10 di bastoni. O perché non l'hai passato bene ultimamente, sei una persona nuova, o perché la stessa persona che prova a parlarti si mostra interessata a te, però tu non ti fidi e metti limiti. E il 6 di bastoni. Il carro. Sarai felicissima di prendere le redini della tua vita o felicissimo per andare avanti rispetto a situazioni che non ti stanno più bene o rispetto a una persona che rientra dopo no contact e tu stai sulla difensiva e dici no, me ne vado, cioè basta, metto limiti. Oppure rispetto a una persona nuova che non è però alla tua altezza, ti vedo un po' sulla difensiva. O non te la sei passata bene ultimamente, e quindi metti un po' alla prova questa persona. Diciamo che questa è la stessa in cui io ti vedo rinsavire a te stessa o a te stesso e dare valore e priorità alla tua, al tuo essere. Al tuo essere. Vediamo chi viene dopo il 6 di bastoni. Sì, 2 di spade. E ti vedo molto bene con te stessa e se arriva una persona che tu la conosca o meno, non prendi subito una decisione. Perché non prendi, stai bene così, 2 di spade, 7 denari, vedi, aspetti, non è un no, ma aspetti, d'accordo? Questa è la settimana della ripresa del tuo potere personale. Qua abbiamo il segno del pesci, Ariete, Leone, Sagittario, Cancro, sì, e Vergine. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui lei li trovate sotto all'info box in descrizione. Mi hai strappato il cuore. Sì, c'è qualcuno che, a cui strapperà il cuore o hai strappato il cuore. Cos'altro? L'amore è follia. C'è qualcuno che ti chiama, ti parla. Cos'altro? Mi fai perdere il controllo. C'è qualcuno a cui interessi molto, a cui piaci tanto, però ti vedo sulle tue. Non ti apri in questa settimana, perlomeno in questa settimana. Ti ho detto, non è né un sì né un no, è un aspetto, perché sto tanto bene con me stessa che mi fa piacere questa cosa, però, ok? Per altri di voi, date un ultimatum a qualcuno, vi mettete alle spalle una sensazione di dolore completamente perché avete la forza di essere assertive o assertivi. Sì. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta di Rider-Waite. Asso di bastoni, qua l'opportunità c'è, te l'ho detto. Guardate questo paggetto come guarda la sua papessa che non lo guarda proprio. Sì, diciamo l'opportunità c'è, me lo conferma con l'asso di bastoni, però voi state un po' così, cioè non è né un sì né un no, ti ripeto, vedi 5 di coppe, 5 di coppe, 5 di coppe. E o qualcuno mosso da un senso di colpa, o un pentimento, o qualcuno nuovo, però voi non siete ancora predisposti ad aprirvi, tant'è che state con la papessa, anche se sei uomo, ripeto, e col 7 di denari. Qua me lo diceva già con la regina di denari, che ve la prendete con calma, però questo vi dà della soddisfazione, ok? Ok, vediamo un po' cosa ti dicono gli ultimi oracoli. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione. Vedi, ricevi, guarisci le tue ferite emozionali. Hai fatto questo lavoro qua. Messaggio in una bottiglia, me lo confermano. Messaggio, Paggio di bastoni, asso di bastoni, opportunità. E l'isola del tesoro. Guarda.
Con l'isola del tesoro che qua c'è una tartarughina, no? Mi dice questa cosa ti fa piacere, ma sei tu che è in mano la situazione, te la prendi un po' con calma. E questo prendertela con calma potrà essere nella settimana, poi andiamo a vedere cosa succede la settimana prossima, dopo questi 7 giorni. Cioè, sarà una scoperta per te questa cosa, sarà una scoperta, perché acquisisci potere, mi spiego, stai ricevendo, qua ricevi nella carta di ricevere messaggi e tu te la prendi con calma e questa sarà una piacevole scoperta sia di quello che tu riesci a realizzare dentro di te che fuori, va bene? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Muah!